mi auguro che tutte le forze politiche a tutti i livelli sappiano, come dire, recepire il messaggio che il presidente Mattarella abbia fatto e che non ci sia da nessun partito rotture di qualsiasi genere. Cioè, dobbiamo puntare tutto su Draghi. Faccio una domanda e una risposta me la do: se oggi, nella giornata di oggi, lo spread scende tantissimo e la borsa sale tantissimo, vuol dire che un significato c'è, che l'uomo, il personaggio, è un personaggio di valore di cui l'Italia in questo momento ne ha bisogno. Io credo che il presidente Berlusconi è andato in autonomia sempre, quindi non è un problema di oggi o di un altro. Certamente direi che Forza Italia rappresenta la moderazione, rappresenta l'equilibrio, quindi il dire di no a Draghi per Forza Italia io credo sarebbe estremamente difficile. Quindi mi auguro che invece la sintesi all'interno del centrodestra e della coalizione ci sia, ma ci sia rivolta, ripeto, a spingere Draghi a poter proseguire un percorso che porti a una situazione diversa, ripeto, del Paese, che oggi è estremamente negativa.